sono molto contenta di presentare oggi questo programma che è il punto d'arrivo di un lavoro di programmazione molto lungo. La nostra rete civica urbana, che è Marconi San Cataldo San Girolamo Fesca, è impegnata già da quasi un anno nello sviluppo di un progetto risposta al bando per l'istituzione del Comune di Bari, 12 reti civiche sul nostro territorio, è impegnata proprio nello sviluppo di questo progetto generale che è il mare e noi. Quindi da una parte la valorizzazione dei beni ambientali, culturali e delle nostre tradizioni, dall'altra il rafforzamento della dimensione comunitaria che nei nostri quartieri è molto forte. All'interno della rete civica urbana infatti non sono soltanto presenti organizzazioni artistiche, in primis voglio citare la Puglia Racconta, autrice di tutte le nostre illustrazioni, in particolare di questa a cura di Gabriella Carufiglio, ma anche moltissimi comitati, associazioni di cittadini e di cittadini che sono impegnati da anni in azioni importanti di cittadinanza attiva e di valorizzazione del territorio, che è finalizzata soprattutto alla coesione sociale. Le periferie non esistono più, ci sono i quartieri che abbracciano evidentemente tutta la città che anche coinvolge il quartiere di San Cataldo e la rete civica urbana. È la rappresentazione più importante della nostra cultura dal basso, che è cominciata già dall'anno scorso e da un anno un programma ricco che anche in questo caso con il diritto alla bellezza inaugura una stagione meravigliosa non soltanto di eventi ma di un servizio culturale che queste organizzazioni, tutte le associazioni coinvolte offrono alla città e ai cittadini non soltanto del quartiere ma di tutta la città. Mi piace segnalare questa meravigliosa illustrazione che vede una donna, questa è la città delle donne, che accoglie come un bambino in grembo un libro.